Buon pomeriggio, allora con me Basilio Villari, perché vi avevo detto che una volta ogni 15 giorni comunque noi trasmettevamo, Rosso Vivo tornava per farvi compagnia, per darvi tutte le ultimissime notizie circa i movimenti che ci sono in Formula 1, circa le regole nuove che si stanno evolvendo nel circus appunto della Formula 1. Tutte le novità, ma soprattutto per parlare anche di Formula E, visto che è iniziato un paio di settimane fa il campionato. Due domeniche fa. Due, tre. 8-9 giorni fa è iniziato, insomma, il campionato di Formula E. Allora, noi siamo qui con Basilio Villari, che è grande opinionista di Formula 1, di Ferrari, ma anche scrittore. Ha scritto il libro Rosso Vivo, ecco perché il programma si chiama Rosso Vivo. Allora ti chiedo due cose. Un saluto agli ascoltatori. No, come? No, non puoi darlo perché dobbiamo parlare prima del libro. Esatto. Un saluto a tutti gli ascoltatori, le ascoltatrici e a Radio Start e si torna al passato. Buongiorno a tutti. Buon pomeriggio anche a te. Grazie, ci mancherebbe. Ti volevo dire una cosa importante, sì. Mi sono dimenticato per farti salutare gli ascoltatori e le ascoltatrici. Siamo contenti, vediamo di che fatto. È giusto. Era importantissima la cosa che ti volevo dire. Ci sarà la festa il 22. Ma non era questo che ti volevo dire. Lo diciamo qua. Ecco, prima della trasmissione, visto che avevamo deciso di fare questa trasmissione dopo la fine del campionato di Formula 1 una volta ogni due settimane, Basilio mi ha fatto notare che tra due settimane è il giorno di Natale, e quindi non siamo in diretta. Poi c'è il giorno 1 che pure è Capodanno. Allora noi cosa facciamo? Facciamo il programma il 18, d'accordo, così ci diamo gli auguri di buon Natale, buon anno, buona fine, buon principio. Ci possiamo sempre sentire in questa occasione, gli ascoltatori possono chiamare, siamo sempre a disposizione. Ci sarà poi la festa il 22, tutti i collaboratori, solo collaboratori della radio, e quindi poi salteremo il 25 e l'1 e magari ci ritroviamo l'8. Vediamo, d'accordo? Dopo le feste, finita la Epifania, che tutte le feste si porta via, ecco, ritorniamo con Rosso Vivo e con il nostro ascoltatore. Allora, iniziamo da cosa? Dal libro, dalla Formula E o dalla Formula 1? Iniziamo dal libro. Il libro Rosso Vivo, tutta la Ferrari in numeri, tutti i gran premi della Ferrari in maniera analitica, statistica. In allegato tutti i piloti che hanno corso almeno un gran premio con la Ferrari, tutti rigorosamente in ordine alfabetico, e infine tutte le specifiche tecniche delle vetture che hanno vinto i mondiali, i Ferrari che hanno vinto i mondiali. E allora, ricordiamo la casa editrice Absolute Free Editore di Daniela Azzolini. Nelle migliori librerie lo troviamo. Sì, si trova ancora, sì. Anche su Amazon si trova ancora. Se non lo trovate, comunque basta che lo richiedete. Sì, si trova ancora. Perfetto. Adesso andiamo con cosa? Formula E o... L'altro giorno ho letto un'altra regola della Formula E 2018. Non mi entusiasma, sinceramente. Come non ci dorme, Non è una cosa che non accetto, e si tratta delle penalizzazioni in caso di sostituzione pezzi del motore, pezzi dell'unità della power unit, che se un pilota accumula nel Gran Premio o superiore a 15 posizioni... Parte in pole position. Parte ultimo. Ma è una regola stupida. Quante vetture sono? 20, sono 20 vetture. O 22. 20, sempre 20. E dalla 19 che ce ne sono... Speriamo di sì. Perciò anche se una vettura dovesse fare la pole position e ha dei problemi tecnici che vengono sostituite delle parti meccaniche o elettroniche, faccio la pole, parto 16, parto 16, supererà 15 va a parte 1, anziché 17, 17 parte 20. E se uno metti a sesto e fa 15 e parte 20, 16 e 15 21 è un giro di distacco, parte 20. Non lo so perché devono fare queste cose. A me, ripeto, meraviglia le squadre, i team che accettano tutte, o sono loro che le fanno, non lo so, non mi dispiace, ecco, sono cose che non... Evidentemente, non cambia nulla una Mercedes o una Ferrari.
Partire sedicesimo, ventesimo, certo, ma non è, non, ma che cosa? Non cambia, non che vuol dire una regola del genere, comunque. Forse a Monte Carlo, eh. Sì, questi circuiti qua, ma è solo Monte Carlo, perché anche se dovesse essere Singapore o Dubai, che sono circuiti, Abu Dhabi, che sono circuiti cittadini, però hanno delle lunghe rettiline, si può, diciamo, recuperare facile. Poi hai perso due o tre posizioni alla fine, non è che hai, vabbè. Comunque. Ah, vi diciamo subito un'altra cosa. Ho chiamato Cesidio un paio di volte, non sì. ha risposto, oggi doveva esserci, lo chiameremo comunque la settimana prossima per scambiarci gli auguri. Certo, diciamo, lui ha vinto con i numeri dell'otto, i due numeri dell'otto che aveva dato la scorsa settimana. Abbinati, mi sembra, due ruote, sono usciti, e quindi chi ha giocato i numeri dell'otto ti ha portato a casa. Calcola quant'è che danno, mi non lo so, non ho mai non so come funziona. Parecchi, con uno o due euro, insomma, la gente credo che abbia vinto con... Quindi qualcuno, se c'è qualcuno che ha giocato, il regalo di Natale gliel'abbiamo fatto. Poi c'è un'altra notizia, ma mi sembra che parlando sempre Formula 1, e come dicono adesso è un rumors, sì. È l'ingresso della Maserati. Eh? L'ingresso della Maserati. Formula 1 però. Formula 1. Formula 1. Dovrebbe dare dal 19 i motori alla Haas. Quindi però, entra sia in Formula E che in, sì, Formula, in Formula 1 con la Maserati. La Maserati. Però solo in Formula E, in Formula 1 soltanto fornendo motori. Ma la Maserati che cos'è? Una sottomarca della Ferrari? Che cos'è? Perché è collegata alla Ferrari, la Maserati? Se non, la Maserati sta nel gruppo Ferrari. Ah, nel gruppo Ferrari. Tipo Alfa Romeo. Marchionne. Marchionne, perfetto. Perché nel gruppo Fiat, diciamo. Come l'Alfa Romeo, come la Lancia, ormai sono tutte unite, tutte unite Fiat, Ferrari, Maserati, si dice c'era questo, diciamo, che diciamo, questo rumor, che adesso si chiama rumor. Rumor, sì, perché non è frugale. Allora che dovrebbe fornire il motore LAS dal 2019. Bene, però non c'è niente ancora di fondato e di sicuro, ecco. C'era questa notizia riportata da TG.com. Altri rumor? Massa che potrebbe ricorrere. No. No. Guarda, allora, secondo anno che ha dato l'addio, no, no. Allora io sono stato un tifoso di Massa, mi è stato sempre c'è la possibilità che corra, perché Kubica sembra che non sia andato molto bene i test con Williams o Sauber, mi era simpatico, sì. Con la Ferrari è stato nel limite, diciamo, non è che è stato, non era il pilota eccesso, però non era nemmeno da buttare via. Ha perso un mondiale, vinto a 20 secondi, è stato campione mondiale, poi ha perso. Ha avuto quel brutto incidente al Nürburgring nel 2009, al Nürburgring, sì. Con la famosa molla di Barrichello staccata dalla vettura, che l'ha colpito nel casco, fortunatamente. E sinceramente era un pilota che mi stava molto simpatico, molto socievole, gioviale, sempre sul posto sulle labbra, e anche un ottimo pilota. Però lo capisco la prima volta, e poi dopo il volante della Williams, Williams o Kubica o Massa, sembra che Kubica i problemi del Kubica sono tanti, non è facile, però lui ha avuto quasi un braccio amputato, sì. Tipo Giannini, del tipo Giannini anni 90, però ecco, non mi dispiace adesso, tutti i ritiri, tutta sceneggiata, pianti, il figlio, Filippino. E poi incredibile, la terza volta, cioè, addio a fine anno, non è giusto, non mi piace, sinceramente non mi piace, anche perché Rivita, se vuoi, c'è 36 anni, non è un ragazzino più, può correre ancora, per carità, anche con un mezzo inferiore, può correre, però a questo punto si potrebbe dedicare più a come hanno fatto Alesi, come ha fatto per certo tempo Coulthard, alle formule tipo vetture sport, queste cose qua. In Brasile ce ne stanno tante, però ecco, non lo capisco questo tira e molla, merdino, pianti, tutto sceneggiato, e poi va bene la prima volta, ma la seconda volta no. Vabbè. Poi pure la Williams, mi si meraviglia che non c'è altro pilota da prendere. Non lo so, nel volante diciamo che è una sfida, era una sfida tra loro due, non so adesso come andrà. Comunque c'è un problema, purtroppo non è facile, anche perché la Formula 1 attuale è molto impegnata dal punto di vista della guida, perciò se vuoi sottopone il pilota a uno sforzo, il braccio non lo so, sono cose personali, però non è una bella, non dà una bella immagine di sé. Formula, ti sei preparato? Perché ho visto che venivi qui e stavi studiando, cosa studiavi? Cioè, non mi fare domande perché non c'è niente. Quarta o quinta stagione? La quarta. Quarta stagione. E insomma, quarta stagione, già hanno venduto i diritti televisivi per gli anni a venire. È il futuro. Cioè, forse la Formula 1 non sparirà mai, il motore tradizionale, come termine, ci sarà sempre.
però la Formula E sta prendendo piede veramente. Ci dicono che nel circuito di Hong Kong, Hong Kong, sì, 220 all'ora. Sì. 220 ed è un circuito quasi ciclico. Raggiungono il 240 pure. E sono totalmente elettrico, non è ibrido come la Yaris. Il prossimo anno avranno due batterie, mi sembra, e non potranno fare il cambio. E in realtà non dovrebbe essere che non cambierò. No, guarda, credo che sia già ufficiale, non cambierò del prossimo anno. E poi effettivamente anche se sono circuiti cittadini, perché giustamente non possono correre più circuiti nazionali perché sono molto più lunghi e dal punto di vista dello spettacolo lo spettatore darebbe meno giovamento perché vedrebbe passare la macchina 10 volte, sì, insomma 10 giri, invece qua i circuiti sono molto corti, sono più lunghi, sono più mezzo, perciò fanno più giri, la gente c'ha più da vedere, giustamente è giusto così. E poi sono gare spettacolari. Cioè, io ho visto la seconda, quella della domenica, io ho visto tutte e due, la prima hanno messo la bandiera rossa per l'incidente, hanno messo in diretta all'inizio, quindi... sono state due gare, io l'ho visto tutte e due, non in diretta, l'ho visto dopo registrate, ma sono state due gare veramente spettacolari, sorpassi, si battagliano, c'è, diciamo c'è un pochino meno forse, il pilota battaglia di più che in Formula 1, sì, sì, più... sì, e poi, a parte sono dei piloti, c'è ci sono Piquet, ex della Formula 1, c'è Hedefeld, c'è poi Philip Prost, Philip Lauda, perciò sono... Vabbè, Buemi, Buemi, di Grassi, veramente una bella... La prima gara l'ha vinta Bird, che poi ha fatto pure un incidente durante il cambio auto. La seconda l'ha vinta Aptem, ma poi è stato squalificato. Sì, retrocesso. E stavo a dire, Bird ha fatto un incidente nel cambio auto. Quando è entrato in box, l'hanno penalizzato è riuscito a vincere, lo stesso. Perciò ha fatto una bella gara. Faccia, lui è rientrato. Invece di entrare nel garage, ha provato un po' lungo e ha toccato l'ingresso del garage. No, dicono che fanno delle manovre perché stacchino un po' prima il volante, cioè perché loro per uscire dall'abitacolo devono staccare, certo, il volante, però lo dovresti staccare quando già il volante ha indirizzato. Lui invece dice che l'ha staccato prima per non perdere il... E poi c'hanno per regolamento devono stare a un certo periodo di tempo, devono stare fermi. Sì, lo so, non è che cambi macchina. E poi parte subito, c'è un certo margine. Bella gara. Alla seconda invece l'aveva vinta il tedesco Abt, invece poi hanno dato una regola tecnica e ha vinto Rosenquist, che era partito in prima posizione in pole position, sì, però ha sbagliato subito, sì, è partito penultimo, no, però insomma intorno alla decima e poi peccato per Mortara, che è stato il nostro Mortara, che cosa ha fatto? Ha due giri dalla fine, primo con 6 secondi di vantaggio su Abt, si è girato lungo, poi sai, ecco, una cosa che un po' i circuiti cittadini hanno come handicap, diciamo, che essendo un circuito cittadino hanno tutte le strisce delle segnali stradali, sì, e quelli ma due giri dalla fine, 6 secondi, ma perché? È arrivato perché? Quel metro lungo perché? E si è girato. Il regolamento rispetto all'anno scorso è che se fai il giro veloce e sei sì, nei primi 10 ti danno il punto, sì, non so se 1-2-3 punti quanti sono, perché danno i punti anche per la polla, sì, quest'anno. Allora, lo vediamo subito. Il regolamento, devi entrare nei primi 10 per... Il punteggio è come per la Formula 1. Sì, quello sì, i primi 10 prendono i punti, però... Il più veloce... vengono a segnare 3 punti per chi segna la pole position. Quello sì, ok. E un punto per il pilota che segna il giro veloce, però... Ma deve essere nei primi 10, perché se tu esci infatti, nel 16esimo e fai... Di grazia, però non è bassa di classifica. Invece l'anno scorso credo che proprio per questo motivo sì, è stato per 2000 di classe, lo si sono battagliati sul giro, però io l'ho visto, certo non c'è rumore, se sono un zippilo come si sente la televisione, però sono gare, belle gare, ecco, poi quello che hanno loro dal punto di vista, come diciamo prima, è il fatto che si corre in città e c'è una buona visibilità. Ecco. Dalla TV mi sembrava andasse per 120-130, no, no, 220. Sì, sì, sì. Allora, e viaggiano. C'è effettivamente la televisione che non rende bene la velocità. Poi è un circuito. Sono, mi sembra, se non mi sbaglio, sono. Stessi pneumatici per tutti, poi insomma è buono. Sono 14 con 14 Grand Prix. 14 Grand Prix, allora ne hanno fatti due. Due a Hong Kong, adesso sono tutte uno. Uno. E il prossimo, due dove sono due prossimo due. È il 13 gennaio, si corrono sempre di sabato. Sì.
non corrono la domenica. La domenica corrono dove c'è il doppio Gran Premio. E ce ne sono altri due di doppio. Sì, l'ultimo è l'ultimo, New York e Montreal. Invece in Italia corrono il 14 aprile. 14, sabato 14, 14 aprile. Sull'estate dell'Euro. E la prossima è in Marocco a Marrakesh il 13 aprile, il 13 gennaio. E la gara inizia alle 17. 17, quindi ce la vediamo tranquillamente. Su diretta su Italia 1, su Italia 2. Italia 2, ok, quindi tutti in diretta comunque. È sì, un sì, po' come il mondiale Superbike. Sì, sì, se la giudica ha preso i diritti da Mediaset. Trasmesse da Italia, ecco, Italia 1 e Italia 2. E questo sarà il futuro, prossimamente no, magari tra 10 anni, quanto? Perché se risolvono veramente il fatto delle batterie, che riescono ad avere batterie, non cambiano, non cambiano macchine. La prossima anno non la cambiano, però hanno la doppia batteria. Sì, non so come funziona, se ne mettono prima una, poi devono tornare ai box e metterne un'altra, oppure se hanno la doppia batteria nella stessa vettura. Ho capito. Non so come funziona, però so che non cambieranno non macchina, cambieranno mai. E quindi quello già è importante. Poi ci sono queste formule... Cioè, come format di spettacolo, che secondo me funziona. Sì. Io ho visto le gare, tanta gente sugli spalti, appassionati, sembra che funzioni. Certo, per i nostalgici, come noi altri, la Formula 1, il rumore, però non è che la Formula 1 ci faccia il rumore. Però io poi un rumore, a proposito di rumore, un rumore te lo do pure io. Stavo sentendo, ascoltando da persone proprio oggi, sì, dove tu sai, dove andiamo io e te a tenerci in forma, ad allenarci, sì, che forse Valentino Rossi va in Formula E tra un anno o due anni. Non lo sapevo. MotoGP un anno e poi va in Formula E. Io pensavo di Formula di Superbike. No, sembrerebbe la Formula E addirittura, perché lui sai che c'ha questa cosa delle macchine che sì, ama, sì, sì, a lui ha provato la Ferrari, ha provato anche ultimamente che era lì in Monza, con la Peugeot, sì, infatti. E che voglia fare questa esperienza io sapevo in Superbike veramente. No, Superbike non risulta. Ah, risulta. Valentino Rossi in Formula 1. Valentino Rossi in Formula 1. So che te è simpatico quanto a me. Allora, vabbè, abbiamo insomma. Però ecco, vedete, un format che fa che via. Poi è una cosa che c'hanno, non fanno le prove il giorno prima. Le prove di qualificazione, le prove libere, le fanno la mattina stessa del Gran Premio. Sì, 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 non fanno il giorno prima. È giusto così, poi mi sembra che facciano due gruppi. Sì, c'era un po', quello un po'. Sì, non ricordo qualcosa, come funziona. Poi non mi ricordo, c'è qualcosa da studiare. Bene, fanno due gruppi, due o quattro gruppi. Guarda, controllo. Allora, aspetta un attimo. Per la polla, come funziona? Due gruppi sono sicuro, ma potrebbero essere anche 4-6. O forse se per 4-24 non ricordo. Allora loro fanno, sì. Ecco qua, c'è scritto su questo suo regolamento, c'è uno checkdown, si chiama, che loro fanno, si tiene il venerdì, che se il tracciato di gara è già allestito e i piloti devono solo controllare che tutti i sistemi elettronici della propria monoposto funzionino a dovere, la potenza utilizzabile è limitata a 110 cavalli nel 20 km. Le prove, due sessioni di qualificazione, una da 45 minuti seguita da una 30 minuti ridotta a una sola da 45 in caso di evento con doppia corsa. La potenza consentita è 200 kW. Per lavoro super... E queste sono le prove libere. Sì, poi abbiamo la qualifica e le superpole. Una sessione di qualifica da 60 minuti. Vedi, i piloti sono divisi in due gruppi a sorteggio. Effettuato davanti il briefing i piloti. Ogni pilota ha 6 minuti per fare il suo giro veloce. Gli autori dei 5 giri dei 5 migliori crono si sfidano per la superpole. Quindi in 10, 5 da una parte e 5 dall'altra, dai migliori 10, un po' come accade... Nella Q3, sì, in, sì, sì, sì. Nella ecco qua, gli giocatori dei 5 migliori cronos si spiegano per la Super Pole, che frutta, come detto, tre punti, scendendo in campo una alla volta. Sì. La potenza, una alla volta. Quindi un po' come in Superbike. Come in Superbike tempo fa, si faceva. Sì. Pure in Formula 1 si faceva, dal 2002, 2003, 2004, si faceva un solo G. La potenza consentita è 200 kW. La gara avviene dalla partenza da fermo e la singola gara dura 50 minuti, quindi sono obbligato a cambiare la monoposto. La potenza consentita in modalità race gara è di 180 kW. Quindi si parte dai 110 190, delle prove libere, sì, poi si va a 160, poi a 220 delle prove, e la gara è 180. 180. E, aspetta, 190 dalla stagione... Ah, dalla 30, stagione 5. Poi c'è il fast boost. Il fast boost. Dai, pure il fast boost. Allora, questo fast boost è una specie di super potenza del motore, 5 secondi che...
che un pilota ha un pulsante, credo, a bordo dell'auto, può utilizzare questo pulsante e la macchina diventa un po' come quella di Batman. Sì, benissimo. Quindi va per 5 secondi. Ma chi lo decide? Lo decide il pubblico da casa, tramite mail, fino al terzo, il secondo, tre piloti, ma fino al terzo giro, quarto giro, mi sembra. Adesso gli appassionati che, allora, c'è pure qua la regola. Allora, gli appassionati che si registrano sul sito della Formula E possono votare un loro beniamino. Un loro beniamino. I tre piloti che raggiungono più preferenze hanno diritto a una potenza superiore di 100 kJ che possono usare solo con la seconda vettura. Sì, quindi rientra nei box la seconda vettura, nella seconda parte della gara. A loro discrezione, sia per attaccare che per difendersi. In unica soluzione unica e non ha più riprese. Le votazioni si aprono il lunedì prima di una gara e si chiudono se non prima gara. Del via. Quindi no, ma in realtà non ci scrivono. Come erano cambiati i regolamenti? Perché lo stavano facendo mentre si girava, mentre giravano ancora, era ancora tempo per votare, diceva. Forse non era aggiornato. Le votazioni si aprono il lunedì prima di una gara e chiudono se non prima del via. Le preferenze possono essere registrate su www.fiaformulae.com/fanbus. A me queste cose non piacciono, perché è una stupidaggine. Ma non mi piacciono, non... chi le controlla, come funziona, come... Perché queste cose non è che anche se è per 5 secondi, però abbiamo visto per esempio un pilota che con quei 5 secondi di fanbus, per esempio, da 6 secondi era andato a 4, cioè guadagni 2 secondi. Effettivamente. Però, come c'è scritto, cosa, vale pure per attaccare o per difendere. Sì, come vuole guardare un pilota che si difende. Vabbè. È una cosa che dovrebbero eliminare subito, perché... Sai, se inventano certe cose, poi... Sì, se le inventano, però poi... io voglio controllare. Sì. Io il tifoso che vedo devo fidare, lo sai che c'è, però magari oggi con i social forse lo fanno apposta per far crescere il bacino d'utenza, perché coinvolge il pubblico. Magari io spero che tra un paio di anni, quando la Formula E sarà la cassa, è un modo per coinvolgere il pubblico, adesso è con i social, è così, è un movimento che inizia adesso, quindi cercano di suscitare il tifoso, magari è contento di dire il quello che gli ho dato il fan bus, gli ho dato il mio voto a Mortara, ecco. Uno, va bene, è una cosa che fanno loro, va benissimo, dai. Allora, va benissimo, insomma, è come quello che in Formula 1 dopo le 15 posizioni che va gli ultimi, perché dai, tra 16esimo e 20esimo, 4 posizioni, cambia qualche cosa. Allora, senti Basilio, abbiamo fatto i nostri 25 minuti di trasmissione. Le ascoltatrici l'hai salutate, gli ascoltatori l'hai salutate, hai parlato del libro, hai parlato di Formula 1, di Formula E, che cosa? Hai parlato pure di Valentino Rossi, sei riuscito pure a farti parlare di Valentino Rossi, di che cosa vogliamo parlare? Ricordiamo l'appuntamento lunedì prossimo, il 18. Noi saremo qui. Pandora spumante, promesso, io e te da soli. Cecilio, chiaramente lo chiamiamo a casa. Certo, che c'è la speranza che abbia fatto solo. Quando l'olio ti fa adesso? Il periodo di olio. Ma già è fatto, quindi già l'avrà fatto. Dice chiamami a una certa ora perché io sono sul trattore. Evidentemente io l'ho chiamato 4-5 volte, o il suo trattore l'ha modificato, fatto un trattore che non è rumore. Vabbè, ricordiamo la festa della Radio 22, l'abbiamo detto. Sì, ma quella comunque è una cosa nostra, i collaboratori, invitiamo chiaramente il Ferrari Club, perché insomma è il nostro sponsor, così come gli altri sponsor saranno presenti, sponsor e collaboratori alla festa del 22. Poi se qualche ascoltatore vuol venire, alla linea del caffè glielo paghiamo. Ma ci mancherebbe. Non è che vengono... Avrete il piacere di conoscere. È ben accetto, ci mancherebbe, ben accetto. Ti pagherai il caffè, quindi anche 150 persone. Ma sicuramente. Non ci sono problemi. Vabbè, è tutto. Va bene, ci sentiamo lunedì prossimo, il 18, che è l'ultima dell'anno proprio. L'ultima dell'anno. Poi abbiamo il 25 Natale, così ci facciamo gli auguri, amiamo gli auguri. Io abbraccio tutti gli ascoltatori. E io l'ascoltatrice. Doveva finire così. Cioè non doveva finire il prossimo a lunedì prossimo. Arrivederci a lunedì prossimo. Ciao Stefano.
ciao.